Il più antico cane da caccia è il segugio, perché rappresenta la forma primigenia di caccia. Ne esistono più di 80 razze proprio perché è stato impiegato, selezionato in ogni parte del globo. In Italia esistono il segugio a pelo raso, il segugio a pelo forte, il piccolo lepraiolo dell'Appennino e il segugio maremmano. Questi ultimi due sono due segugi di recente riconoscimento. Diciamo che questa razza è stata costruita in Maremma proprio per il territorio e per il bosco che abbiamo, che è un bosco molto fitto, e questi soggetti riescono a lavorare molto bene perché non sono di grossa taglia, sono soggetti molto veloci, è per questo che viene preferito ad altre razze, diciamo, in Maremma. Riesce a accontentare più il cacciatore, è il cane che, essendo nato nella nostra Maremma, è il cane che è stato forgiato per la macchia mediterranea che abbiamo noi. Perché da noi diciamo che se un cinghiale si ferma nel bosco è difficile potergli andare vicino, se non abbiamo dei soggetti che riescono a tenerlo a fermo, le più volte perdiamo il selvatico, perdiamo l'animale. Questi soggetti sono molto vivaci, sono soggetti che reperiscono la traccia anche a mezza altezza nel lavoro. Sono veloci nell'accostamento e nella seguita, proprio perché riescono a percepire l'olfattazione a una certa altezza da terra. Solo quando sono proprio in grosse difficoltà mettono il naso a terra per risolvere dei falli che sono molto difficili. Altrimenti vanno con la testa a circa 30-40 cm da terra e inseguono il selvatico a vento, si dice. Abbiamo lo standard morfologico che è stato riconosciuto dall'ENCI, dalla FCI nazionale, e vediamo che ha la testa tipica del segugio maremmano con un cranio a 4 decimi, c'ha la lunghezza della canna nasale è leggermente inferiore a quella del cranio, c'ha un orecchio ben inserito sopra l'occhio, l'orecchio deve essere inserito, la forma dell'orecchio è quella giusta. Questo soggetto qui, per esempio, ha l'occhio un leggermente chiaro, perché l'occhio ci vuole molto scuro, l'ocra deve essere scura. Un buon tartufo ben pigmentato, la dentatura è corretta, a forbice, ha un buon tronco, buono il torace, ben discendente fino al gomito. Le misure, le altezze sono queste, da 46 a 52 della femmina e da 48 a 54 del maschio. La caccia col segugio, soprattutto con questo tipo di segugio dall'Appennino, è meraviglioso, hanno un'espressione quasi umana, ci coinvolge tutti. Io purtroppo quando vedo una muta di segugi dall'Appennino mi lascio coinvolgere. Mi lascio coinvolgere emotivamente, perché è il cane che aveva mio padre, è il cane che ho sempre visto da ragazzo, è un cane frugale che si accontenta di poco, ha solo voglia di coccole e di essere portato a caccia. Anch'esso è un cane di taglia leggera, nelle due varietà, a pelo raso e a pelo forte. È un cane, diciamo, al massimo di 50 cm al garrese, portato più da cacciare in singolo che non in mute. Era il cane del contadino, era il cane del cascinale, che oltre che a fare la guardia, però soprattutto era usato per la sua, ripeto, predisposizione alla caccia alla lepre, per la sua intelligenza senz'altro faceva anche la guardia al cascinale, e per questo ha avuto una grandissima diffusione su tutto il nostro territorio, specialmente sul territorio appenninico.